Buongiorno, cari confratelli e sorelle. Voi già sapete le notizie, ma ho due importanti informazioni. La prima è che padre Paulus Budikleden è stato nominato arcivescovo di Yende in Indonesia. È una grande gioia. La seconda informazione, anche molto importante, e leggo dall'originale italiano, la Santa Sede ha autorizzato padre Budikleden a presiedere il prossimo capitolo generale elettivo della Società del Verbo Divino fino alla sua conclusione. Dopodiché, egli si preparerà a rientrare in patria per ricevere l'ordinazione episcopale. Il cardinale Tagli ci invita tutti alla gioia e alla preghiera per la grazia che il Signore ha voluto concedere alla congregazione e alla Chiesa in Indonesia con la nomina del padre Budikleden a pastore della grande arciodiocesi metropolitana di Yende. So, cari confratelli, al nostro superiore generale, il vescovo di Yende, ma ancora superiore generale. Siamo